Allora, completiamo il nostro meraviglioso commento a caldo dopo gli interventi dei nostri prestigiosi ospiti al banco dei relatori e abbiamo avuto, devo dire, un alto livello di interventi professionali. Allora, partiamo con le signore. L'intervento dell'avvocato Scaramucci mi sembra che abbia inciso parecchio e abbia messo proprio i puntini su lei, facendoci ben capire le differenze tra beni culturali materiali e immateriali. È stata una relazione eccezionale, perché ha chiarito determinati concetti che spesso non chiariscono, i politici in particolare non li chiariscono mai, probabilmente perché non li conoscono, ma è stata veramente eccezionale e come tutti gli altri oratori, che non c'è da scegliere tra i tre, uno meglio dell'altro. E le devo dire che per un momento mi sono anche distratto, preso da un po' di emozione. Per un semplice fatto, io sono calabrese nato, sono nato nella Ionica, a Punta Stilo, a Riace e poi ho studiato a Reggio Calabria, quindi tutto quello che loro dicevano per me era un revival di tutte queste cose che mi hanno toccato il cuore e mi sono commosso. Ed è molto difficile, data la mia professione, commuovermi, quindi, però questa volta è andata. Sono tornato calabrese errante per tutto il mondo e le assicuro che la Calabria è in tutto il mondo. La notizia che io non conoscevo, che la Calabria è la regione con più beni culturali, io non la conoscevo e mi ha reso ancora più calabrese, ha rafforzato in me tutto questo spirito. Io le devo dire che sono molto proiettato nel sociale e nel culturale, sono presidente di una fondazione di ricerca biomedica e scientifica, ci occupiamo di ricerca di un prodotto sul cancro, sui tumori, della pelle in particolare, ma ora anche generale, e mi occupo anche della fusione fredda dell'atomo. Quindi... Però, complimenti generale. Però non trascuro la cultura pura e sono presidente dell'Associazione Umanesimo, dove noi lavoriamo nel campo della morale, nel campo dell'etica, nel campo del degrado dei valori culturali attuali. Per cui oggi era tutto in tema col mio modo di pensare e ritengo che tutto l'uditorio, che era estremamente qualificato, abbia assorbito questa non lezione, questa pietanza, questo pranzo, questa conviviale di cultura, che è la cosa più bella che esista al mondo. Peccato che in Italia sono poche ancora le associazioni, però la speranza è che proliferino ancora e stanno proliferando. Generale, chiudiamo con una riflessione. L'Expo prima, il Giubileo poi. Allora, in Italia veramente si accendono i riflettori e continueranno a restare accesi ancora a lungo. Allora, siamo pronti? Abbiamo una coscienza noi del nostro bel paese e del fatto di vivere in un vero e proprio museo a cielo aperto, secondo lei? Guardi, l'Expo è una iniziativa magnifica, però consideri che è una iniziativa a carattere esclusivamente commerciale. Purtroppo non è a carattere culturale. La definiscono un museo a cielo aperto, direi impropriamente. È un museo in quanto riesce a valorizzare tutto ciò che ha l'Italia, quello che è l'Italia, però cominciamo con una brutta figura che non siamo ancora pronti ad aprirla e questa è una cosa, e purtroppo domani, questa è una cosa che tocca il cuore ed è dovuta al momento di crisi che l'Italia attraversa, è una crisi generazionale. Io mi riferisco alla scuola pitagorica, Pitagora l'aveva previsto allora. L'aveva previsto allora quando si trattava delle crisi che c'erano nella Grecia, quando i greci hanno capito che litigando o con l'ignoranza che stava subentrando non raggiungevano nessun traguardo, si sono rivolti a Pitagora e gli hanno detto: noi siamo la Grecia, tu sei la vera e sei la Magna Grecia. E questa è la cosa più bella che ci sia. L'Italia ha bisogno di questo. E in merito le posso dire che la Calabria sforna dei cervelli veramente di eccellenza e noi li troviamo in tutto il mondo e questo ci fa onore a tutti i calabresi. Bene, onore a tutti gli italiani, orgoglio a tutti gli italiani. Grazie, grazie generale.
Si sono spenti i riflettori su questa splendida sala, si riaccenderanno questa sera perché poi naturalmente il programma continuerà. Come da copione, un copione che veramente è nel rispetto della sensibilità di ogni anima che ami i beni culturali. Grazie. Questa bella signora che è veramente stata bravissima nel fare le interviste. Io ne faccio moltissime, ma il suo modo di porgere e di chiedere è veramente eccellente. Grazie. Complimenti, grazie. Glielo faccio di vero cuore. Grazie, molto.